fatto che sia stato approvato non cambia le preoccupazioni che, come sapete, CGIL e CISL e UIL hanno in questo territorio, perché abbiamo una preoccupazione che riguarda le deroghe che sono determinate rispetto al sistema degli appalti e quindi alle condizioni di lavoro, sicurezza, anche condizioni salariali di diritto dei lavoratori. Non ci sembrava questa la strada migliore, così come ci pare tuttora molto incerto la modalità con cui poi si potranno determinare le decisioni sulla ricostruzione, che sono poi quelle che fondamentalmente interessano. Questo ovviamente pensando che il decreto Genova dovrebbe essere il decreto che permette di rilanciare e di riparare una ferita drammatica in questa città. Poi ovviamente su quello stesso decreto ci sono dei problemi, a partire dalla scelta del condono, a partire dalle incertezze che ci sono rispetto alle zone del centro Italia, alle zone terremotate. Anche da questo punto di vista, la scelta di mettere insieme così tante cose non rende quel decreto di facile maneggiabilità e di certezza degli obiettivi.